È ufficiale il programma del viaggio che Papa Benedetto XVI compirà dal 4 al 6 giugno prossimi a Cipro. Lo ha pubblicato nei giorni scorsi la sala stampa vaticana. Il Santo Padre arriverà alle 14 di venerdì 4 giugno a Paphos, una delle tappe del primo viaggio missionario che Paolo compì assieme a Barnaba, nativo dell'isola. Dopo la cerimonia di benvenuto, il Papa si dirigerà alla chiesa di Agia Kyriaki Chrysopolitissa. Esattamente qui, nell'area archeologica che circonda la chiesa stessa, il Papa parteciperà ad una celebrazione ecumenica e terrà un discorso. Al termine il Santo Padre raggiungerà la capitale, Nicosia. Sarà qui che risiederà Benedetto XVI presso l'Annunziatura Apostolica che, accanto alla chiesa parrocchiale della Santa Croce, gestita dai frati della Custodia di Terra Santa, occupa un'ala del convento francescano adiacente, dove da mesi fervono preparativi e lavori di ristrutturazione. Sabato 5 giugno, al mattino è in programma la visita di cortesia al Presidente della Repubblica di Cipro, Dimitris Christofias. Seguirà l'incontro con la comunità cattolica di Cipro, nel campo sportivo della scuola elementare di San Marun di Nicosia. Nella tarda mattinata del 5 giugno il Papa giungerà presso la sede dell'Arcivescovado ortodosso per la visita di cortesia a Sua Beatitudine Crisostomo II, Arcivescovo di Cipro, che ospiterà a pranzo il Papa. La giornata si concluderà con la celebrazione della Santa Messa che si terrà alle 17.30 nella chiesa parrocchiale latina della Santa Croce di Nicosia e alla quale prenderanno parte sacerdoti, religiosi e religiose, diaconi, catechisti ed esponenti di movimenti ecclesiali di Cipro. Domenica 6 giugno, sempre a Nicosia, il Papa celebrerà la Santa Messa in occasione della pubblicazione dell'Instrumentum Laboris dell'Assemblea Speciale per il Medio Oriente del Sinodo dei Vescovi. Alle 13 pranzo nell'Annunziatura Apostolica con l'Arcivescovo Ortodosso, i Patriarchi e i Vescovi Cattolici giunti a Cipro per l'occasione. Nel pomeriggio Benedetto XVI sosterrà in preghiera nella Cattedrale Maronita. Un viaggio ecumenico nel cuore del Mediterraneo orientale per incontrare la piccola chiesa di Cipro e, attraverso di essa, tutte le chiese orientali che saranno protagoniste al prossimo Sinodo di ottobre. Sarà soprattutto questa la linea della visita apostolica che Benedetto XVI compirà a Cipro tra meno di 2 mesi.